Abbiamo voluto celebrare la donazione da parte del governo americano del Conservatorio Cimarosa alla città di Avellino, un gesto che 30 anni fa in qualche modo segnò un patto di solidarietà tra noi e il Cimarosa, tra tutti coloro che in quegli anni si occuparono, si adoperarono per portare ad Avellino questo grande intervento che il governo americano volle regalare alla città. In 30 anni il Cimarosa è diventato l'università della musica nella città di Avellino, è diventato un conservatorio tra i più importanti in Italia, per numero di allievi, per numero di docenti che ci insegnano, che ha generato e ha fatto studiare tra queste aule una grande quantità di professionisti della musica che oggi lavorano in Italia e all'estero. È stata per noi una grande opportunità per la città di Avellino e per la provincia, e penso che il ruolo del conservatorio possa essere ancora molto strategico da valorizzare nella città di Avellino. Ritorno qui dopo 30 anni, sono stato il progettista e il direttore dei lavori di questo edificio che entra in un gruppo di 28 scuole di vario ordine e grado realizzate con il contributo economico del Congresso degli Stati Uniti d'America. Fu istituita un'agenzia speciale, l'Agenzia per lo Sviluppo Internazionale, che con sede nel Consolato Generale di Napoli provvide alla supervisione, subito dopo le giornate funeste del terremoto, ad individuare i comuni dove c'era una popolazione scolastica che praticamente non aveva più dove poter studiare, quindi c'erano stati più o meno crolli totali dei paesi del 23 novembre. Furono scelte 28 sedi per dare, soprattutto con un principio di varie specializzazioni scolastiche, di modo da evitare sia che si abbandonassero i luoghi d'origine e sia che i ragazzi potessero scegliere una specializzazione per il loro futuro. Questo fu un po' lo spirito di questo rapporto tra gli Stati Uniti e il governo italiano.